grandissimo. E un giorno, forse il sole caldo, mi sono sentito meno, sembrava che cadevo per terra e mi sono un pochettino schivato fino ad arrivare a toccare per terra. Non so se ho chiuso gli occhi, non lo so. Non ricordo bene. Angelo, Sì. chiudo che mi addormento. Sì, vai tranquillo Fabio, l'importante è che stai bene, il sonno tranquillo, vai a recuperare. Buonanotte, amore mio. Ciao, buonanotte, grazie. Domani saluta mia mamma, gli dici che anche per lei ci sarà qualcosa di bello, va bene? Ok? Grazie mille. Ciao, ciao, prego, prego. Grazie, buonanotte, buon anno ancora. Buonanotte, buonanotte, ancora a te, anche buon anno a te. Ciao. E allora, Ciao, ciao. ciao, ciao, chiudo, chiudo. Allora, mentre mi accovacciavo per terra, come se qualcosa mi diceva, ma cosa stai facendo? Oggi, qui, nel tuo giardino? E niente, dico, sto raccogliendo tutte queste pietre del mio giardino, che ce ne sono tanti. Mi sembra che è un poco sporco il giardino, anche per seminargli qualcosa, quando zappo, la zappa non tocca queste pietre che mi potrei fare male. Sto facendo un po' utile e divertevole, che dato che non lavoravo più, se stavo davanti al computer dalla mattina fino alla sera, le mie ossa e i miei muscoli si addormentavano. Così faccio ginnastica, lavoro e pulisco il giardino. Però dice, quante pietre stai raccogliendo? Hai fatto un bel mucchio. Poi ritornando diceva, vedi queste pietre che stai raccogliendo? Oltre a quello che hai detto tu, che stai facendo, tu stai producendo una banca, un deposito, qui dietro questo muro, che se qualcuno non ti aiuta con l'offerta, quelle pietre diventeranno oro, argento e pietre preziose. Mi sono sentito commosso fino alle viscere, dentro di me. E allora mi sono fatto così con la mano, dico, ma sono sveglio o sto dormendo? Sembrava che dormivo. Perché quando mi sono fatto così, ho fatto uno scatto. Cristo Gesù. Amen. E qui dice ancora nella sua parola,
ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. E la folla lo interrogava dicendo: allora che dobbiamo fare? In sostanza, Giovanni con questa parola esprimeva attraverso Luca che ogni albero che non produceva più veniva tagliato e gettato via nel fuoco, nella gemma. Questo vuol dire che ogni uomo che non produce, che diventa arido, grazie di questa luce, Signore, grazie di questa life, ti ringrazio, ti lodo, alleluia, grazie Padre. Ogni uomo, ogni donna che si rifiuta di appartenere a Dio è morta, non produce più neanche figli, perché sarà sterile, sarà tagliata, esonerata dalla vita eterna. Chiunque si allontana da Dio è morta, è morto. Ma Dio è così grande, è così buono, che non vuole perdere nessuno. E stasera dice: convertitevi ai vostri misfatti. Stasera vi dice di nuovo di ritornare di nuovo quelli che eravate prima di abbandonare Dio e Gesù. Stasera vi dice: ritornate a me, perché voi eravate morti nei vostri falli, nelle vostre preoccupazioni, nei vostri dolori, e io vi sto dando la possibilità di tornare a me, dice l'Eterno Dio misericordioso attraverso suo figlio Gesù. E ora, se noi ritorniamo a Lui, noi ci salveremo, e non solo noi, i nostri figli, la nostra casa. Ciao Anna Pilo, Dio ti benedica. Non solo noi, i nostri figli, la nostra casa, i nostri vicini, perché noi irradieremo con la nostra aura tutti quelli che sono intorno a noi, tutti quelli che sono intorno a noi vedranno i colori della nostra aura. In questi giorni sto facendo molte foto, e a volte anche guardando la foto riesco a vedere i colori dell'aura, ma sono bellissime. Grazie Anna Pilo per quello che stai condividendo. Dio ti benedica, a te, la tua casa e la tua famiglia. Ecco perché vi dico: non pensate più a male, non date possibilità che dal vostro cervello escono dei neuroni prima che arrivano qua, da qui e arrivano qua, che si congiungono. Voi dovete esprimere il vostro pensiero completo prima
perché quando si congiungono di qua a qua già è completo il pensiero, poi non avete niente da fare, avete già peccato o avete benedetto, o di bene o di male. Se voi invece esprimete prima il vostro pensiero, e allora, se noi sappiamo che noi siamo quello che siamo, noi siamo oggi quello che vogliamo essere domani, e allora esprimiamoci prima, quando si stacca il neurone di qua e il neurone di qua, prima che arrivano qua tutte e due, noi formuliamo il pensiero completo. Io voglio essere questa, io voglio essere questo, io voglio questa cosa, io voglio arrivare a, dunque a questo. Ma prima che parte il pensiero del neurone, perché quando arriva qua è completo, e quando arriva qua lo Spirito Santo lo trasferisce a Dio. Se di bene riceverete bene, se di male riceverete male. Ma voi ne spedite uno pensiero, ve ne arriveranno quante? 10 volte? 70.000 volte 7. In sostanza sarete inondati del vostro stesso peccato, tanto che non ne potete più, vi ammalate. Avete capito perché vi ammalate? O ve lo devo dire in un altro modo? Siete voi, 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 che formulando atti impuri concepite un pensiero impuro. Se d'oggi in poi voi, prima che parte il pensiero di qua, dite: io voglio essere la principessa o il principe di quel luogo, e lo affermate, lo sarete. Ma come posso dire un principe o una principessa, perché non ci sono più ducati, non ci sono più regni? Vi sbagliate. Vi sbagliate, è di grosso. Tutto quello che vedete è il regno di Dio. L'aria che respirate è il regno di Dio. Vi sbagliate di grosso. Se desiderate essere un principe e una principessa, state indovinando. Perché ognuno di noi che si avvicina a Dio come una figlia, come un figlio, è erede universale di questo regno. E vi tocca una fetta di questo regno che lo gestirete voi come principi e principesse. Ah, ah, che bello! Ah, l'ho detto! L'ho detto! L'ho detto, finalmente. Finalmente l'ho detto.
fratello Angelo, buonasera. Io ho guardato adesso il WhatsApp, ma non trovo nulla. Mi dispiace. Allora, sorella, se non hai trovato nulla, quando hai tempo mi chiami in WhatsApp, che così ti faccio vedere dov'è. Va bene? Tranquilla, dormici tranquilla. Il discorso è questo: non ci allontaniamo dalla fede, non deve essere il lavoro che ci allontaniamo. Non deve essere la gente che ci sta vicino, che ci fa allontanare. Non deve essere la famiglia che ci fa allontanare. Ma non vedi me come Satana mi ha attaccato in questi giorni? Io non ho abbandonato. Anche mia moglie era contro di me perché Satana la stava inculcando in un modo strano. Ci ho detto, domani te ne puoi andare nell'avvocato. Io continuo. Capito, sorella? Questo è il concetto. Nessuno ci deve distrarre perché io ti ho avvisato, perché se continui a stare lontano, presto sarai ammalata. Perché senza che te ne accorgi ti stai raffreddando. Hai capito? E con questo dormici tranquilla. Quando hai tempo avvicinati di nuovo. E vedi che sei fredda dentro di te e te ne accorgi già, te ne accorgi da te stessa. Dio ti benedica. Pace e auguri di buon anno. Dio sia con te. Vedete, noi dobbiamo avvisarle queste persone. Non pensate che mentre venite qua in queste live e Dio vi guarisce e non avete bisogno più di stare qua, vi sbagliate di grosso, perché state abbandonando di nuovo Dio. State abbandonando dove avete ricevuto il bene, la salute. E Satana si impossessa di nuovo di voi, senza che ve ne accorgete. Ed è la realtà. Quando la sorella verrà, vi dirà veramente, me ne sono accorto. Se prendiamo altre sorelle, la sorella Margherita Sagnebene, anche lei, per il lavoro che fa la maestra, in un modo o nell'altro, non riusciva più a inserirsi di nuovo. Perché tra il lavoro, tra questo e quell'altro si stava distaccando e allora l'ho avvisata e quando l'ho avvisata già lei ha sentito che si sentiva disturbata. È la realtà, non vi dico menzogne. Dobbiamo stare uniti come un solo uomo, come una sola donna, ai piedi di Gesù. Solo così potremo essere forti e
e Satana scapperà. È dato l'orario che sta andando per le lunghe, sono le 23:20, ci fermiamo qui, mettiamo un segnale. Luca. Dal versetto 11 in poi. Domani lo leggeremo. Ma adesso daremo una bellissima preghiera a tutti coloro che hanno ascoltato la verità, come stanno le cose. Non pensate che non avete cibo a casa, che non avete denaro. Tutto sta qua. Se noi riusciamo a compilare un pensiero buono, vedete, siete qui, allora prima che questo parte, formulate: voglio diventare l'uomo più ricco del mondo e aiutare il popolo di Dio. Vedete, è arrivato qua, e questo sarà. Avete capito? Questo sarà. Perché l'ho formulato prima che arrivasse alla radice del naso, tra le due sopracciglia, dove c'è lo Spirito Santo. Allo Spirito Santo non ci interessa quando noi dopo saremo le persone più ricche del mondo e aiuteremo il prossimo e il suo popolo. Non ci interessa. Lui ci interessa quello che noi abbiamo formulato, lui lo trasporta a Dio. Siccome noi abbiamo formulato un pensiero che piace a Dio, è proprio lì che vi volevo far cadere. Non dovete formulare pensieri che non, a Dio non ci piace. Avete capito dove sta l'azione? Non dovete formulare un pensiero: ah, se prendesse una sisola, ah, se vincerei all'otto. Non dovete formulare questi pensieri, perché Dio, a posto di una fortuna, riceverete una disgrazia. Avete capito dove sta il concetto? Padre, nel nome santo del tuo figlio, veniamo a te per ringraziarti per questa bellissima serata, per questo capodanno, questo bellissimo giorno che abbiamo trascorso tutti insieme. Benedici anche Carmine Nocera, che è arrivata adesso. Benedici anche Anna Pilo, che ci è venuta a trovare. Benedici la sua famiglia. Benedici ancora tutti quelli che sono dentro queste live, e anche quelli che sono andati a dormire, il fratello Fabio che non ce la faceva più, non poteva resistere più perché il sonno si è preso il sopravvento. Benedicelo, padre, benedici sua mamma,
che domani mattina, quando si alzeranno, saranno allegri, felici, leggeri come una piuma, perché hanno dormito bene tra le tue braccia, papà, e le braccia del tuo figliolo Gesù. Grazie, Padre. Ancora benedici la sorella Immacolata Verdicchio, sia lei, i suoi figli, la sua famiglia, e ancora se ci sono nuore, benedici i suoi nuore, soprattutto benedici ancora la cognata che una volta sentiva male, spero che sia guarita completamente, se c'è ancora qualcosa, benedicela, Signore. E ancora, quanti sono in questa live, Signore? Il fratello Max che ci è venuto a trovare, benedici il fratello Max. Sì, Signore. Benedici ancora la sorella Anna Pilo che sta aggredendo la live. Benedici la sorellina Abour Diana 09 che è qui con noi. Fai che possa diventare una principessina in questo mondo. E ancora, Padre, benedici Graziella Sassola, benedici Laura 80. E ancora, Padre, il fratello Fritz che si è offeso. Come fa una persona a offendersi? Io non lo so. Come fa? Come fa un uomo a offendersi? Vedete come lavora Satana? Basta che voi vi offendete, Satana vi mette il male addosso a voi e non riuscite più a far pace. Eppure io lo benedico ogni sera, ma non ci riesce, perché il suo spirito si è ammalato. Si è ammalato, Fritz è ammalato già, si sente male, non ce la fa. Deve avere uno scottone di dire basta! Boom! E si arricamba qua. Deve avere uno scossone di dire basta. Voglio farla finita. Perché Satana lo sta distruggendo. Giorno dopo giorno lo distrugge, tanto che si ammala. E poi non ce la fa più. Benedice sua moglie Valentina, la moglie di Fritz, benedice sua suocera, benedice tutti. Signore ancora, benedice Gattaluna e ancora padre, Checca Catone, Checca Pocca, l'altro fratello Checco Leone, il fratellino Davide piccolino, il fratello Davide grande, fratello Pietro, Pietro Raia, l'altro fratello pastore Pietro Grandoni, che lo voglio bene tanto tanto tanto, un cuore meraviglioso, non esistono fratelli come lui, il suo amore è sincero. Grazie Padre che tu mi hai dato un fratello così sincero, Pietro Grandoni. Aiutalo, Signore, in tutto e per tutto. Grazie, Padre. E ancora, Padre, quando ce ne sono in questa live, o sono presenti o sono usciti, raggiungili tutti, anche che se stassero dormendo, raggiungili tutti. E benedicili, Padre, con lo stesso livello di benedizione. Grazie, Padre. E benedici Padre la mia famiglia, benedici mia moglie Margherita, benedici ancora la sua vita, fai che tutta questa tempesta che Satana ha messo nel suo cuore possa svanire completamente, che possa l'amore tornare a lei, che possa dire basta. Accorgersi lei stessa, che
che ha sbagliato. Ti prego, Signore, benedicimi, benedici i miei figli, benedici il mio genero, mia nuora, i miei nipotini, benedici tutti quanti, Signore. Grazie, Padre. E per ultimo, benedici me. Facci dormire apertamente. Benedici la sorella Laura, 80, che è arrivata adesso. La sua piccolina. Benedici tutti nella sua famiglia, da più piccola a più grande. Il suo uomo, sua mamma, suo padre, se ci sono altri fratelli, sorelle. E ancora, Padre, tutte le sorelle che ogni sera sono state qua, raggiungerle tutti. Questa notte, anche che stanno dormendo, accarezzale con la tua mano, Padre. Passaci la mano sulla testa, sui capelli, sulle orecchie, sul collo, sulla cervicale, sulle spalle, su tutta la persona. Facci sentire la tua vibrazione, Padre. Ah. Grazie, papà. Sei un Dio meraviglioso, un Dio unico. Grazie, Padre. E per ultimo, Padre, benedici anche me, che quest'anno possa fare di più, Padre. Perché profetizzo che voglio fare di più, ma non ce la faccio. Ho bisogno delle tue forze, Padre. Se tu mi aiuterai, Padre, io mi propongo adesso, mentre questo pensiero sta uscendo dal mio cervello, voglio fare di più, Padre. E prima che toccheranno uno con l'altro, bam! Di più. La luce, la luce, la luce, che bella, che bella, Monica. La luce. Papà, papà, papà,
Perché vi affannate? I vostri pensieri sono miei. Rivolgetevi a me attraverso mio figlio. Non lasciatevi soccombere della vostra testardaggine. Io sono chi sono. Io sono quello che domino. Non vedete la luce come sta sbocciando in questa life? Perché io sono qui, perché vi affannate? Cosa mangiamo domani? Se non lavoriamo, se non abbiamo questo, perché formulate questi pensieri? Non sapete che andate contro corrente? Formulate pensieri d'amore, di gioia, di felicità, per voi, per la vostra casa, per la vostra famiglia. Non abbandonatevi a pensieri disastrosi. Perché mentre formulate questi pensieri disastrosi, un disastro farò scendere su di voi, perché siete stati voi a chiederlo. Oggi, ve lo ripeto, abbandonatevi a me e la vostra vita sarà rose e fiori, anche se fossi io nel deserto. Anche se nel deserto non c'è acqua, farò scorrere l'acqua viva. Che viene da mio figlio. Questo è il mio amore per voi.
Mamma mia. Mezzanotte, frate, poco. Ma così tardi, eh? E io chiudo. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Stasera abbiamo fatto tardi. Ma cos'è successo? Boh. Buonanotte, buonanotte.